Dal 30 novembre fino al 4 dicembre si astengono dalle udienze gli avvocati penalisti del circondario del Tribunale di Trani. Parlano di una situazione al limite ormai, gravissime carenze di organico e strutturali. Di fatto viene impedita l'erogazione, come la definiscono, di un servizio giustizia all'altezza delle aspettative dei cittadini e delle esigenze di una moderna democrazia. Complessivamente nel Tribunale di Trani mancano 7 magistrati, 3 nel settore penale. E quindi è evidente che questo deficit determina una grave criticità nell'erogazione del servizio di giustizia, nonostante, lo dobbiamo riconoscere, l'abnegazione di tutti, avvocati compresi. Come si sa, le sedi periferiche dei tribunali sono state soppresse, ad eccezione di quella di Andria, che comunque è destinata ad essere chiusa nei prossimi anni, e tutto ciò che era nelle altre sedi converge in questa struttura che è bellissima ma evidentemente non riesce a sopportare il carico. L'occasione, dicono i penalisti, per tornare a chiedere l'applicazione dei cosiddetti braccialetti elettronici ai detenuti, un modo, spiegano, per arginare il fenomeno del sovraffollamento delle carceri. Gli arresti domiciliari, la detenzione domiciliare possono essere un'alternativa valida al carcere per una criminalità non particolarmente grave, ma è chiaro che non deve essere un'alternativa secca alla libertà e quindi occorre questo strumento, previsto peraltro dalla legge da diversi anni, sul quale però c'è un notevole ritardo del Ministero della Giustizia, soprattutto nelle regioni meridionali.